Arezzo inizia l'era Chiappini contro la Ponte Vecchio a tornare al successo in casa dopo un mese e mezzo. L'ultimo fu il 3-2 allo Scandicci il 5 gennaio scorso, e Chiappini tra l'altro ridisegna completamente la formazione su Sin panchina. Là davanti gioca Dieme con Di Santo, Rubichini che si scambieranno molto la posizione, e Quadrini che gioca finalmente in mezzo al campo. In difesa ha preferito Carminucci a Bellavigna. Questa è la formazione che manda in campo invece Chiappini. Per quanto riguarda la Ponte Vecchio, occhio soprattutto a Gaggiotti con 11 gol, potrebbe anche tenuto l'ultimo posto in classifica. Subito qui un tiro cross pericolosissimo di Rubichini, è intervenuto Tiffi, poi punizione per l'Arezzo, la batte Quadrini col destro, la grande parata di Tiffi che respinge così Quadrini da oltre 30 metri, prova un tiro improvviso che scheggia la traversa. Grande partita fino a questo momento per Quadrini, che sembra ritrovato. Ancora Arezzo con Rubichini, è un tiro che va sull'esterno della rete. Arezzo che colleziona palle gol, Rascaroli, parte il cross, Diemi in qualche modo sul fondo, riesce a rimetterlo al centro, c'è Rubichini, arriva col sinistro e la palla che è sul fondo ancora. Occasioni a ripetizione, Pontevecchio che bada soprattutto alla fase difensiva, Arezzo qui che recupera palla con Di Santo, prova anche lui da fuori, è un tiro che finisce largo. Poi qui c'è un intervento di Morbidini, attenzione, gli porta via palla Rubichini, c'è Di Santo in mezzo, esterno della rete, la palla non filtra. Si fa vedere la Ponte Vecchio, punizione di Gaggiotti col destro e deve intervenire il portiere Scarpelli, primo intervento della sua partita. Quadrini, controllo e tiro, la parata di Tiffi. Ponte Vecchio che si fa vedere con Nicolla, limite dell'area di rigore, Nicolla col destro, Scarpelli lo vede partire all'ultimo, per poco Morucci non può intervenire sulla respinta. Parte un cross, qui il portiere Tiffi molto male, Di Santo porta vuota, c'è il palo e poi anticipato Quadrini, altro legno per l'Arezzo questa volta con Di Santo. Secondo tempo, entra Bellavigna ed esce Carminucci. Quadrini col sinistro, cross, secondo palo, Dieme gli ha tolto la palla, l'Ispi che ha giocato una grandissima partita, il centrale della Ponte Vecchio. Rubichini, parte il cross, Dieme è fuori di un soffio anche stavolta. Altra chance per l'Arezzo, poi ancora un cambio, è uscito Mencarelli ed è entrato Issussi. L'Arezzo si mette praticamente a tre in difesa, Diemi di testa sull'angolo, per un attimo sfugge la palla a Tiffi, poi la recupera. Altro corner, Quadrini, palla dentro, filtra Zaccanti, la mette giù col sinistro, la rischia che mette al centro, poi arriva Quadrini col sinistro, ancora il portiere Tiffi che respinge e salva la situazione. Rubichini, slalom un secco su Morucci, lo evita, poi cross secondo palo, Dieme, gol! Dieme, e Sussi ribadisce, ma il gol è di Dieme al terzo in campionato, al 25esimo, l'Arezzo sblocca il risultato, però Chiappini vuole concentrazione, 1-0 per l'Arezzo, intanto qui da fuori, conclusione improvvisa, con palla che finisce fuori, questa conclusione di Nicolla, poi è Sussi, prima volta, Tiffi, ancora è Sussi, esterno della rete. Cambio ancora nell'Arezzo, entra Carteri, esce Rubichini, mentre nella Ponte Vecchio entrano Fiorucci e Pirchi. Dieme dentro, la palla filtra, niente da fare per Carteri in questa situazione. Poi altra palla recuperata da Sussi, Dieme si invola tra i due centrali, Dieme ancora, area di rigore col sinistro, chiude sopra la traversa, Arezzo vicino al raddoppio. Si fa vedere la Ponte Vecchio nel finale, Fiorucci, la parata in questo caso di Scarpelli. Poi Carteri, il cross, pallone allontanato da Esposito, Quadrini, area di rigore, la palla arriva allo stesso, e Sussi che prova a girare, la parata ancora del portiere Tiffi. Finisce qui e dunque vittoriosa la prima in panchina dell'Arezzo di Chiappini, eccola qua la sua soddisfazione, torna al successo l'Arezzo che dunque mette tre punti che la portano al terzo posto.